Allora, domanda di Tommaso. Tutti quanti parlano del paradiddle, di come si fa, di quali sono i modi migliori per eseguirlo, della velocità, eccetera, eccetera, ma non ho trovato nessun video che mi spiega a cosa serve il paradiddle. Allora, Tommaso, grazie per avermi fatto questa domanda, perché è una domanda veramente intelligente. Allora, secondo me, il paradiddle serve a fare una cosa semplicissima, a non incrociare le mani quando devi alternare dei colpi su diverse parti del set e mettere degli accenti. Quindi il fatto che il paradiddle sia un rudimento dove si alternano colpi singoli e colpi doppi, colpi forti e colpi piano, è una conseguenza dell'utilizzo pratico che deve avere sul set di batteria. Ok? Faccio un esempio semplicissimo. Il set in questo caso ha un timpano da questa parte e un timpano da quest'altra parte. Faccio delle quartine, io sono destro, quindi che ne so, inizio la mia quartina con la mano destra, ma potrei tranquillamente iniziarla anche con la mano sinistra, il concetto non cambia. Allora che cosa succede? Vado a fare una quartina e sul primo colpo di questa quartina voglio mettere un accento e questo accento voglio che sia per esempio sul timpano da 16 pollici. Poi alla fine della quartina ne inizierò un'altra che ha lo stesso accento, ma questa volta sull'altro tamburo. Tutti gli altri colpi sono sul rullante, ok? Al centro, quindi voglio fare questo tipo di orchestrazione. Lo vado a fare. Parto di destra, quindi farò destra, sinistra e ho concluso la prima quartina e poi inizierò di qua, perché voglio che l'altro accento sia da questa parte. Inizio con la destra. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto la quartina, come abbiamo detto, con tutti i colpi non forti sul rullante e i colpi orchestrati, quindi i due timpani, sul primo sedicesimo della prima quartina e sul primo sedicesimo della seconda quartina. E vado avanti così. Che cosa ho dovuto fare? Visto che sono destro e ho cominciato con questo tamburo qua, per andare a fare l'accento su quell'altro, devo incrociare. Se faccio il paradiddle, invece, non incrocio. Ecco a cosa serve il paradiddle, fondamentalmente, a non incrociare le mani. Andiamo a fare la stessa cosa con il primo paradiddle. Destra, sinistra, destra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Quindi, secondo me, la cosa importante non è tanto studiare il paradiddle per ottenere l'effetto fine di mondo a 300 all'ora, eccetera, eccetera, ma è cercare di capire che col paradiddle possiamo evitare due cose. Punto primo, di incrociare le mani quando facciamo un passaggio, soprattutto su tamburi che sono lontani tra di loro. Adesso ho fatto questo esempio estremo con i due timpani laterali, ok? Ma anche comodo, per esempio, quando faccio una scala sui tom, rullante, tom, timpano, e poi devo andare a chiudere su un piatto. E quindi che cosa succede? Che se io devo andare a chiudere su questo piatto perché voglio quell'effetto, per esempio, applico il paradiddle, applico la prima cellula del paradiddle, ok? Cioè quella dove vado a raddoppiare, per esempio, solo la mano destra. Poniamo il caso che voglio chiudere un fill con il crash qua, ok? Proprio questo suono perché mi interessa questo. Che cosa faccio? Destra, sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, destra, e c'ho la mano libera per andare a chiudere qua. Ok? Questo può essere un buon utilizzo, comodo, soprattutto quando hai un piatto che è proprio lontano da dove sei posizionato tu in quel momento. In questo caso io mi sono spostato dal centro della batteria verso la destra della batteria. Se ho il piatto qua giù, è più scomodo fare destra, sinistra e poi andare di qua. È proprio scomodo. Se succede che ho un piatto, un effetto, uno splash da questa parte, l'utilizzo del paradiddle è molto comodo. Ok? Quindi ricordati, Tommaso, secondo me se studi il paradiddle tenendo presente che non è un esercizio, ma è una cellula ritmica, un maneggio, un modo di muovere le mani che ti dà la possibilità, se utilizzato con intelligenza, di liberare l'arto che ti serve, o la destra o la sinistra, per non incrociare, ok? Quindi ricordiamoci che il paradiddle serve a non incrociare le mani. Se hai altre domande sull'argomento, scrivile pure nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao!